Quindi cosa hai detto tu? Se c'è qualcuno in questa casa, cosa hai detto? Ho detto nel nome del Dio che c'era qualcuno che sta lì, che, non, che andava ad andare fuori, che lì doveva andare solo Dio. Ecco, Che lì doveva andare quindi solo Dio, che lei è lì non andata con una accompagnava bottiglia in me. mano, una bottiglia, e tu invece sei andata con Ferro, un ferro, un sì, mattone di ferro. eravate proprio spaventate, vero? Sì, ecco. E grazie a Dio adesso il Signore vi ha liberato da questo incubo, vero? Sì, perché diciamo, dormiamo bene, non abbiamo sentito più niente dopo di quello. Ecco, ma eravate convinte, tutti e quattro avete sentito questa cosa, Erano vero? noi tre, lei e l'altra figlia, perché Ecco, sì, ecco. l'abbiamo sentito noi due perché l'altra stava dormendo. Ecco. E allora grazie a Dio. Questo è successo dopo la preghiera di liberazione che è stata fatta qui, giusto? È stata fatta qui. Quindi voi pensate che il demonio è uscito da voi, ma è rimasto sempre nei dintorni della casa, giusto? Sì, è rimasto nei dintorni. E poi la mamma cosa ha fatto? Tua madre ha detto nel nome di Gesù, cosa ha detto? Ho detto io, nel nome di Gesù deve uscire tutto quello che c'è, se c'è qualche spirito, qualsiasi cosa è male, deve uscire fuori adesso, Ecco, perché qua solo deve stare Dio, qua ottimo. a casa deve entrare solo Ecco, Dio. quindi tua madre ha sentito il consiglio che io gli ho dato, che lei stessa può fare la Sì, preghiera. io l'ho Sì, sentito, che tu l'hai sentito, che anche tu stessa lo puoi fare la preghiera. No, non è perché è stata fatta una cosa magica qui, non ho nessun potere magico, ma chiunque di noi crede nel Signore Gesù può fare questa cosa. Quindi lei ha ascoltato il consiglio, il Signore ha detto che chiunque crede in Lui ha il potere di scacciare via il demonio nel nome di Gesù. Ovviamente bisogna avere un rapporto personale secondo la scrittura con Dio e aver ricevuto lo Spirito Santo che ci dà il potere di cacciare via i demoni, i diavoli. Adesso come vi sentite? Siete sereni e più tranquilli adesso, vero? Grazie a Dio. Vero? Bene, bene, grazie a Dio. Giusto. Grazie a Dio. Bene, la mamma viene adesso tra un po'? Sono io la mamma delle. Ecco, Sono io brava. la mamma. Ecco, benissimo. E poi c'era anche un'altra? O La più piccola, la più la grande, piccolina? sì. Sì. Sono già andata in Perfetto. chiesa che fa il coso Perfetto. per le. E grazie a Dio. E grazie a Dio.